Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. Apriamo con la cronaca. Continuano le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Pescara sull'omicidio di Jennifer Sterlecchini questa mattina nella villetta di via Acqua Torbida. A Pescara sono arrivati gli esperti del RIS di Roma alla ricerca di elementi utili a chiarire le responsabilità dell'ex fidanzato Davide Troilo. Alfredo Primante. Quello di oggi potrebbe essere il giorno della verità sulla morte di Jennifer Sterlecchini, la 26enne pescarese commessa e neodottoressa in lingue, uccisa venerdì scorso dall'ex compagno Davide Troilo, 32 anni, piccolo imprenditore nel settore degli ascensori, da lunedì pomeriggio rinchiuso nel carcere di San Donato, dopo essere stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate nella colluttazione con la donna. Sulla scena del crimine, in cui la coppia aveva convissuto per 3 anni, la villetta a 2 piani di via Acqua Torbida nel quartiere Fontanelle, sono arrivati i carabinieri del RIS di Roma. La scientifica ha analizzato palmo a palmo sia l'esterno che l'interno dell'abitazione dove Jennifer era tornata a prendere le ultime cose per chiudere il rapporto con il compagno rotto poche ore prima e da cui non è più uscita viva. Gli investigatori continuano a non essere convinti della versione dei fatti resa la sera stessa del delitto da Troilo al PM Silvia Santoro e confermata nell'interrogatorio di garanzia di lunedì mattina al GIP del Tribunale di Pescara Antonio di Carlo, che ha convalidato l'arresto. Per questo si continuano a cercare tracce e riscontri scientifici che possano supportare l'ipotesi di omicidio volontario, mentre sotto analisi ci sono anche i cellulari dei due ex fidanzati. Troilo ha sostanzialmente raccontato di essersi difeso a seguito di una lite trasformatasi in colluttazione, sfociata in tragedia, quando la ragazza avrebbe afferrato un coltello con cui avrebbe ferito il ragazzo che poi l'avrebbe uccisa. Ci sono elementi però che stridono con questo racconto. La porta d'ingresso dell'appartamento chiusa dall'interno che ha lasciato fuori inermi sia la madre di Jennifer che l'amica che l'avevano accompagnata a fare il trasloco. Le due donne infatti hanno assistito impotenti alle richieste d'aiuto della ragazza cercando di sfondare a calci il portone e saranno testimoni chiave. Stesso discorso per il vicino di casa che ha dato l'allarme al 112 e che ha cercato invano di entrare in casa. Il portone infatti, stando alla prima ricostruzione dei fatti, si sarebbe aperto solo dopo l'arrivo dei carabinieri, troppo tardi per salvare la vita di Jennifer. Così come il racconto di Troilo mai si concilierebbe con le chimosi sul corpo della ragazza e con le coltellate, più di una, inferte alla ex fidanzata. Aspetti questi che saranno chiariti dall'autopsia all'obitorio di Chieti a cura dell'anatomopatologo Ilvo Polidoro, incaricato ieri pomeriggio dalla Procura di Pescara. Esame per alcuni versi decisivo per stabilire sia il grado di crudeltà dell'omicidio che quale delle coltellate sia stata quella fatale. Ha ingoiato 2 dosi di cocaina per evitare l'arresto, ma i poliziotti nella successiva perquisizione domiciliare gli hanno trovato 180 grammi di hashish. Con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Avezzano Bia Youssef, marocchino di 33 anni, residente a Luco dei Marsi. Il magrebino è stato fermato per un controllo la scorsa sera dagli agenti dell'anticrimine comandati dal vicequestore aggiunto Paolo Gennaccaro e coordinati dall'ispettore Gaetano del Treste. Dopo aver dichiarato di aver ingerito cocaina, è stato portato in ospedale dove attualmente è piantonato in attesa di ulteriori accertamenti medici. In casa del marocchino è stato rinvenuto anche un bilancino, materiale da confezionamento per la droga e denaro contante. Appena sarà dimesso dall'ospedale, l'uomo sarà rinchiuso nel carcere di Avezzano. Il post referendum e la scelta di porre la questione di fiducia alla legge di stabilità fanno saltare gli emendamenti alla legge di stabilità legati alle vicende della ricostruzione post sisma all'Aquila. Giorgio Alessandri. L'onda lunga del post-referendum e delle dimissioni del premier Renzi si fa sentire anche in Abruzzo e nel capoluogo. La necessità di approvare con voto di fiducia la legge di stabilità, infatti, apre scenari forse non del tutto inattesi alla vigilia della consultazione referendaria, ma in pochi probabilmente si aspettavano che la situazione potesse precipitare così rapidamente. Con la fiducia alla finanziaria, infatti, saltano tutti gli emendamenti, come spiegato dalla senatrice aquilana Pezzopane, legati al post-terremoto in Abruzzo. Provvedimenti per gli uffici della ricostruzione, fino alle proroghe per i precari dei comuni, la proroga dei Cococò e soldi per i sottoservizi nei comuni del cratere, per l'equiparazione del salario degli dipendenti degli uffici speciali della ricostruzione. Ma non solo.
La senatrice sostiene che con la fiducia salterebbe anche l'emendamento contenente i fondi per i bilanci dei comuni per sopperire alle minori entrate e alle maggiori uscite della ricostruzione post-terremoto. Affermazione quest'ultima smentita da Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Come spiegano i portavoce del capoluogo Michele Malafoglia e Chiara Mancinelli, un emendamento in tal senso, ovvero con cui destinare fondi ai bilanci dei comuni terremotati del 2009, presentato proprio dalla parlamentare Democrat, è stato dichiarato inammissibile nell'ambito della discussione del decreto legge sul sisma del centro Italia. Insomma, se fondi per i comuni non arriveranno, non sarà per colpa del post referendum e della fiducia sulla legge di bilancio. E come ribadiscono i due esponenti di Fratelli d'Italia, il governo deve rendere strutturali i contributi per le minori entrate e le maggiori spese, utilizzando una quota delle risorse già disponibili per la ricostruzione e assegnate di volta in volta con le delibere del CIPE, secondo parametri prefissati, e non costringere ogni volta i primi cittadini ad andare a Roma con il cappello in mano ad elemosinare ciò che spetterebbe di diritto. Malumori all'indomani del referendum costituzionale da parte del sindaco di Chieti, del nuovo centrodestra Umberto Di Primio. Dopo l'appoggio al sì da parte del coordinatore regionale del partito, Federica Chiavaroli, ora il sindaco chiede una posizione netta di distaccamento dalla sinistra di Renzi e di D'Alfonso. Francesca Romana Tessi. In attesa delle evoluzioni dei prossimi giorni, quelle in cui si deciderà sul futuro del governo alla luce delle dimissioni di Matteo Renzi per la vittoria dei no al referendum costituzionale, si aprono nuovi scenari politici anche in Abruzzo. Se Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle e Forza Italia festeggiano la vittoria popolare del no, a Chieti il sindaco Di Primio chiede un incontro al coordinatore regionale del nuovo centrodestra Federica Chiavaroli, che ha sostenuto il sì al fianco del Partito Democratico e oggi chiede di mettere in chiaro la posizione ricoperta per un centrodestra che non sembra più in linea con il resto degli schieramenti. Che il segretario regionale del partito, cioè il sottosegretario Chiavaroli, facesse campagna per sì era ovvio, dico io. Lei credeva anche nelle ragioni del sì e quindi è anche giusto che abbia fatto campagna per il sì. Il problema non è che ha vinto il no, comunque sarebbero andati i risultati. Io avrei chiesto al segretario regionale di rivedere alcune posizioni, perché è evidente che NCD, che per me si chiama Nuovo Centrodestra e non Nuovo Partito Democratico, deve avere una linea chiara nelle proprie strategie politiche. Io sono uomo di centrodestra, vengo dalla destra e vorrei costruire insieme ad altri il centrodestra in Abruzzo e anche in Italia. È determinato e chiaro Umberto Di Primio: appoggiare il PD non è più tollerabile per un partito chiamato Nuovo Centrodestra, che strizza l'occhio alla sinistra. Al termine del confronto tra Di Primio e Federica Chiavaroli potrebbe verificarsi una spaccatura ed un'uscita dal partito. E per quello che mi riguarda, se la sorte fosse vicina al centrosinistra, io non ovviamente parteciperò a quella nuova strada, perché quella strada non mi appartiene per cultura, per credo personale e anche per valori che vengono espressi da quella sinistra rispetto a me. La mia non sarà un'uscita per entrare, la mia sarà una uscita dal nuovo centrodestra, se il nuovo centrodestra andrà a sinistra, ma sarà un'uscita per costruire qualcosa. Vedremo poi con chi, ma non ho bisogno di una casacca per fare politica, l'ho già dimostrato alle elezioni amministrative. Il nuovo centrodestra è il partito con il quale stavo, ma non è il nuovo centrodestra che mi ha fatto vincere le elezioni. I rappresentanti della lista Noi con Salvini al comune di L'Aquila chiedono le primarie per la scelta del sindaco e bocciano il sondaggio commissionato da Forza Italia. Vediamo. Rilanciano la proposta delle elezioni primarie, aperte a tutti, per scegliere il futuro candidato sindaco e salviniani al comune dell'Aquila, che pure hanno già espresso il loro pretendente alla fascia tricolore, ovvero Luigi Deramo. Lo fanno alla luce del sondaggio commissionato da Forza Italia, in cui verrà attestata una rosa di nomi, tra lui l'ex sindaco Tempesta, l'imprenditore Gallucci, l'ex sindaco di Villa Sant'Angelo Biondi e l'ex manager dell'ASL Silveri. L'esito del sondaggio sarà determinante, forse, in Casa Azzurra per scegliere il candidato da proporre agli alleati di coalizione. Una scelta che non piace ai salviniani, forti anche delle indicazioni che arrivano da Roma, dove tutti i leader dei principali partiti di centrodestra, da Salvini a Meloni a Fitto, sembrano puntare sulle primarie. Se si vuole vincere, e noi siamo convinti che si possa vincere e vogliamo vincere, non c'è altra strada che quella di chiedere ai cittadini aquilani chi deve essere e quale deve essere il programma per poter governare la città. Non ci interessano sistemi che ormai sono superati dalla storia, perché sono un sistema del sondaggio, un sistema che si utilizzava 15 anni fa,
E soprattutto perché non hanno più l'attendibilità di un dato scientifico. Poi sappiamo perfettamente che il sondaggio serve in realtà soltanto per indirizzare l'opinione pubblica e quindi non crediamo che abbia un elemento di certezza per quello che è il dato, ma solo la volontà di indirizzare e di dire forse è meglio Tizio che è meglio Caro per poi manipolarci l'opinione pubblica. Che le primarie siano una invenzione del centro-sinistra è cosa nota, ma per il candidato Teramo è possibile, qualora ci fosse la volontà, di individuare una forma che sia più consona ai valori e alla tradizione di centrodestra. Possiamo ripensare rispetto a quelle che comunemente vengono individuate come metodo appartenente alla sinistra, le possiamo caratterizzare con modifiche che magari appartengono più alla nostra cultura politica, ma credo che siano un passo necessario. Se Luigi Teramo vincerà le primarie, qualora Forza Italia decidesse di farle, ci aspettiamo che Forza Italia o anche le altre forze politiche che vorranno far parte della coalizione sostengano la mia candidatura. Con la stessa determinazione dico che se io dovessi perdere le primarie sarò il primo a sostenere insieme al mio partito, al mio movimento politico, chi ne è uscito vincente. Conferenza di fine anno all'Università di Teramo del rettore Luciano D'Amico, che ha snocciolato i dati del 2016 che pongono l'Ateneo teramano tra i migliori piccoli atenei italiani. Il rettore ha parlato anche del tanto discusso progetto della funivia per collegare il campus di Colle Parco e di un suo ipotetico impegno politico alle prossime amministrative. Ai microfoni di Tania Bonici Castelli. 13 giornate di orientamento, 9.000 studenti delle scuole superiori coinvolti, 6 summer school, 1.611 nuove matricole per un incremento dell'8,3% e un'impennata di dottorati in larga parte provenienti dall'estero che la rende il primo ateneo in Europa per attrattività. È l'Università degli Studi di Teramo che chiude il 2016 con questi dati confortanti. Studenti iscritti, matricolati in crescita, dottorato con risultato straordinario, primo ateneo in Europa per attrattività dai paesi stranieri. Oltre 299 domande pervenute da laureati in atenei prestigiosi e paesi altrettanto prestigiosi. Consolidamento dell'autonomia patrimoniale e finanziaria su 42 milioni di totale di bilancio, 16 milioni sono fondi propri, fondi in qualche modo in autofinanziamento. L'Ateneo scoppia di salute. Nella conferenza di fine anno il rettore D'Amico non ha solo ricordato i risultati raggiunti dal suo Ateneo, ma ha anche voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe per quanto riguarda la realizzazione della funivia e la creazione del polo bioveterinario con l'Istituto Zooprofilattico. Mi sembra che le richieste non abbiano trovato una grande accoglienza, non importa, andremo avanti lo stesso, andremo avanti da soli o ci rivolgeremo altrove, perché i risultati conseguiti non possono essere vanificati con una politica di puro mantenimento. A me farebbe piacere che lo stesso sostegno delle istituzioni venisse riservato anche all'Università di Teramo. Mi spiace dover discutere di questioni marginali e di aver creato anche degli equivoci, probabilmente per un mio errore di comunicazione. Faccio un esempio per tutti, la collaborazione con lo Zooprofilattico. Nessuna mania di protagonismo, nessun interesse a voler acquisire lo Zooprofilattico, è veramente lontano da ogni pensiero dell'Ateneo. Era un progetto di grande collaborazione, la realizzazione a Teramo dell'unico centro in Italia di sorveglianza integrata sulla salute animale e la sicurezza alimentare e le produzioni agroalimentari sostenibili. Non è stata accolta, il ministro Lorenzin mi ha spiegato che mancano i presupposti giuridici, ma questa cosa io la sapevo benissimo, perché se ci fossero stati i presupposti giuridici mi sarei rivolto al direttore generale del Ministero e non a lei. E poi la domanda di rito sulla possibile candidatura del Magnifico alle prossime elezioni politiche. Provocazione dribblata magnificamente. E a proposito di dirigenza politica, forse si voterà presto, è possibile una sua candidatura? Inspiegabilmente nei nomi che si fanno per il nuovo primo ministro non c'è il mio, quindi tenderei ad escludere un impegno politico di questo tipo. E Confartigianato Abruzzo continua a richiamare l'attenzione sulla stretta creditizia che sta mettendo in ginocchio le imprese artigiane abruzzesi. La regione infatti ha gli ultimi posti in Italia in materia di credito. I prestiti alle imprese artigiane a giugno di quest'anno sono calati dell'8% contro il meno 5,8% della media nazionale, cioè 82 milioni di euro in meno rispetto allo stesso mese del 2015, dato che colloca la regione
al terz'ultimo posto della graduatoria nazionale, stessa posizione registrata a marzo. L'ammontare totale del credito concesso all'artigianato in Abruzzo è pari a 936 milioni di euro. I dati emergono da un approfondimento che Confartigianato Abruzzo ha condotto su un'indagine del Centro Studi della Confederazione Nazionale. Dopo quello del marzo scorso, meno 8,6%, è anche uno dei peggiori tra quelli registrati negli ultimi due anni, tutti negativi. I dati peggiori si registrano a Chieti, al 108° posto della graduatoria nazionale. Seguono Teramo 94esima e Pescara 66esima. Seppur con il segno meno e nonostante un lieve peggioramento, registra il risultato migliore d'Abruzzo e uno dei migliori d'Italia la provincia di L'Aquila, meno 1,3%, terzo posto della graduatoria nazionale. Il calo generalizzato di credito concesso alle imprese artigiane in Italia non risparmia neanche l'Abruzzo, commenta il presidente di Confartigianato Luca Di Tecco. È indispensabile da un lato che la regione ci dia garanzie e certezze sui tempi di pubblicazione del bando per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese abruzzesi per il tramite dei consorzi fidi, dall'altro che le banche riducano gli spread applicati. Il tempo è scaduto, servono risposte e soluzioni immediate. E secondo uno studio nazionale, tra le 110 province italiane, quella di Chieti rappresenterebbe un'eccellenza in termini di produzione di rifiuti pro capite e utilizzo delle energie rinnovabili. La classifica sulla qualità della vita di Legambiente vede Chieti al 55° posto. Vediamo. Chieti presenta i risultati di un'indagine incentrata sulla qualità della vita e sull'ecosistema portata avanti sulle 110 province italiane. Da un lato i parametri di Legambiente, dall'altra quelli che puntavano a conoscere spazi urbani, qualità dell'aria, smaltimento dei rifiuti e produzione dei rifiuti. Chieti è classificata al 55° posto, si trova circa quindi a metà delle province italiane, ma i dati eccezionali provengono intanto dal sistema dei rifiuti. Siamo l'unico capoluogo anche in Abruzzo che, al contrario degli altri capoluoghi che fisiologicamente scendono negli anni la percentuale di differenziata, il comune di Chieti invece l'ha aumentata dal 56% del 2015 a circa il 61% del 2016. Le eccellenze dello studio sono rappresentate dalla produzione di rifiuti che in un anno si riduce di 21 kg pro capite e quella sull'utilizzo di energie rinnovabili come pannelli fotovoltaici e solare termico. Esistono ancora nuovi standard da raggiungere secondo il comune che pianifica già i passi successivi. Ogni abitante di Chieti pro capite annualmente produceva 526 kg a testa, nel 2016 e nel 2015 ne ha prodotti 504. Questo significa che la vera raccolta differenziata parte proprio dalla produzione in meno dei rifiuti stessi. Se raggiungeremo, come dovremmo fare anche per le nuove normative e direttive europee, il 65% di raccolta differenziata, beh, a quel punto ragioneremo con l'ufficio ragioneria per abbassare la Tari. Valorizzare, promuovere e istituzionalizzare le birre artigianali abruzzesi è l'obiettivo della proposta di legge del capogruppo del nuovo centrodestra in consiglio regionale, Giorgio D'Ignazio. Ascoltiamo. Dare un'identità alle birre artigianali abruzzesi è l'obiettivo della proposta di legge presentata dal capogruppo del nuovo centrodestra in consiglio regionale Giorgio D'Ignazio. Nella legge è previsto l'utilizzo della definizione di birra artigianale abruzzese, l'istituzione della giornata della birra abruzzese, dei percorsi della birra, ossia itinerari strumentali alla valorizzazione e alla visibilità della birra e delle località abruzzesi in cui si trovano le imprese del settore. Il testo prevede contributi economici della regione per azioni di promozione anche turistica delle imprese birrarie che aderiscono ai percorsi e per i processi di formazione professionale e culturale per gli operatori e gli addetti del settore. È una legge che è pronta, è già stata presentata, andrà presto in commissione e chiederò l'appoggio di tutte le forze politiche perché è un momento importante per i nostri produttori di birre artigianali. La birra artigianale abruzzese ha un grande momento di sviluppo perché rappresenta una delle più importanti in realtà a livello nazionale. Con questo progetto si vuole portare avanti una valorizzazione assoluta anche in termini di turismo, di agricoltura e quindi attraverso i percorsi della birra artigianale e quella che è la giornata della birra artigianale abruzzese. Presentato un volume edito dalla casa editrice Carsa sulle chiese d'Abruzzo, una vera e propria guida al patrimonio storico dell'architettura sacra. Paolo Renzetti.
Buonamano, una pubblicazione che mancava nel panorama letterario abruzzese probabilmente. Ma noi, come ben sapete, come casa editrice abbiamo creato una vera e propria infrastrutturazione culturale sull'Abruzzo, quindi questo patrimonio delle chiese, così come gli altri beni, esistono già nella nostra libreria. Questa guida mette insieme invece 60 chiese, quindi abbiamo fatto un'operazione, l'autore che è Maria Lucia Latini, che ringraziamo, ha fatto una scelta che va per province e che va anche per ordini architettonici. Quindi il lettore si troverà in mano uno strumento utile, agevole, come può essere una guida, in cui attraverso 60 chiese può scoprire la storia straordinaria dell'architettura abruzzese. Non solo delle chiese, l'Abruzzo è proprio poco conosciuto dagli abruzzesi, quindi la nostra opera è un'opera importante non solo di documentazione, ma proprio per farla emergere. Per presentare la guida abbiamo chiamato due personaggi importantissimi, innanzitutto il professor Francesco Sabatini, che è presidente onorario della Crusca abruzzese di Pesco Costanzo, e Francesco Di Gennaro, che è il sovrintendente. Ovviamente ci sarà con me, che modererò l'incontro, l'autrice, che è Maria Lucia Latini, e l'amministratore delegato Giovanni Tavano. Dove è possibile trovare la pubblicazione? In tutte le librerie dove normalmente sono distribuiti i libri di Carsa, da noi qui e ovviamente anche sul sito internet www.carsaedizioni.it. Inaugurato questa mattina il nuovo impianto sportivo polivalente della scuola primaria Villa Raspa di Spoltore, alla presenza del sindaco Luciano Di Lorito. Noi abbiamo puntato in questa consigliatura, che ci troviamo al quinto anno, quindi quinto e ultimo anno, a realizzare scuole e impianti sportivi, perché pensiamo che la scuola in primis e lo sport possiamo costruire una società migliore dove i nostri ragazzi si formino con i valori giusti. È bene investire in questi settori, l'accoglienza è stata veramente bella, di uno spazio sportivo, questo qui alla scuola di Villa Raspa, necessaria, si attendeva, pensi, da 40 anni la realizzazione di un piccolo impianto come questo. Noi l'abbiamo fatto, ne abbiamo fatto una a Santa Teresa e presto uno di questo tipo sorgerà anche nel capoluogo, compreso la ristrutturazione dell'impianto sportivo comunale, i cui lavori partiranno i primi di gennaio. Nel suo breve discorso abbiamo dovuto investire tante risorse sulla sicurezza di Spoltore e di tutto il comprensorio comunale, però abbiamo puntato anche altre risorse proprio destinate alle scuole. Assolutamente sì, il dramma è questo, che oggi la difficoltà di un ente come il comune è la realizzazione, a reperire risorse per la realizzazione di strutture. L'altro dramma forte è quella che la manutenzione e i costi per mantenere queste strutture nella sua efficienza, quindi investire in videosorveglianza per proteggere appunto questi impianti. Passiamo alla pagina sportiva, prosegue la preparazione dei biancazzurri in vista della sfida di Crotone, quasi certo il forfè di Campagnaro che potrebbe rientrare nella gara col Bologna. In Calabria possibile il rientro di Aquilani, i tifosi della Nord intanto organizzano pullman per seguire la squadra allo Scida. Il servizio. Concentrato e determinato, il Pescara è più che mai al lavoro per preparare la sfida più importante della stagione, almeno fino ad oggi. Senza voler caricare oltremodo la gara dello Scida, non si può certo sottacere l'importanza della sfida con i pitagorici, che dopo un avvio di stagione completamente negativo sembrano aver preso le misure al massimo campionato. La vittoria con il Chievo e le buone prove offerte in casa con la Sampdoria e a Firenze e San Siro con il Milan parlano di un Crotone in crescita. Quanto basta per considerare la partita di sabato in Calabria? Molto difficile per i biancazzurri. Difficile sì, ma non impossibile da affrontare, come direbbe Massimo Oddo, con 11 cani in campo. Il Pescara ha dimostrato di essere in ripresa. I secondi tempi di Roma in casa con il Cagliari hanno mostrato una squadra capace anche di far male agli avversari. A Crotone però bisognerà essere determinati per gli interi 90 minuti, sapendo che la squadra calabrese concederà anche degli spazi che il Pescara dovrà essere bravo a cercare di sfruttare. Sul fronte formazione, Massimo Oddo confermerà per almeno 9 undicesimi la squadra scesa in campo domenica scorsa. Ballottaggio in difesa per una maglia al centro tra Fornasier e Zuparic e nella zona centrale del campo fra Aquilani e Verre. I tifosi della Nord ed il club Pescara Rangers organizzano pullman per seguire la squadra in terra pitagorica. E in Lega Pro tra pochi minuti il Teramo entrerà in campo nel turno infrasettimanale contro la Maceratese. Per le ultimissime la formazione, ci colleghiamo in diretta con Jacopo Forcella. Jacopo. Buon pomeriggio, buon pomeriggio Elisa, buon pomeriggio a
tutti i telespettatori del TG6, tra pochissimo in campo il Teramo per questo turno infrasettimanale di Lega Pro, diciassettesima giornata. Il Teramo, dopo la vittoria di Forlì, affronta in casa la maceratese di Federico Zuppi, lo fa con qualche piccola sorpresa di formazione, con Nopri squalificato che va in tribuna, che avrà per 4 giornate senza Forte e Jefferson davanti, senza Scipioni che ieri ha subito un intervento e dunque se ne riparlerà nel 2017. La vera grande novità in casa biancorossa, ovviamente biancorosso Teramo, è il fatto che giochi Matteo Cericola dal primo minuto con Dimbola Antonio, che andrà invece sulla linea mediana di centrocampo. Per quanto riguarda la maceratese invece si pensava ad un 3-5-2, invece un modulo decisamente più spregiudicato per Federico Zuppi, che oggi rischia abbastanza. Non dovesse arrivare un risultato positivo, potrebbe anche saltare, visto anche il cambio di proprietà che c'è stato a metà novembre della società marchigiana. Andiamo subito con le formazioni, partendo ovviamente con gli ospiti della maceratese, che si erano forti tra i pali, con la linea difensiva e a 4 con Marchetti, Lex Gattari, Perna e Ventola, giocatore scuola Pescara, a centrocampo Mestre, Malaccari e De Grazia, e poi Tridente con Palmieri, Turchetta e Colombi. Dunque, come era stato preventivato la vigilia, Colombi e Malaccari che non erano al meglio, però sono comunque sul terreno di gioco, e dunque li rischia dall'inizio Federico Giunti. In panchina vanno il secondo portiere Muscatelli, Cremini, Broli, Bondioli, Mattei, Bangura, Franchini, Ramadani e Cannoni. Dunque non gioca Franchini, dentro Palmieri per un modulo un po' più spregiudicato nella formazione maceratese. Vediamo adesso le scelte del Teramo. 4-3, non si scappa, intanto le squadre stanno scendendo sul terreno di gioco. Rossi tra i pali, linea difensiva 4 con Sales, Caidi, Speranza e Dorazio. Al centrocampo Canaro sarà il playmaker, le due mezzali Mulevardi e Di Paolo Antonio, come detto Di Paolo Antonio che arretra di qualche metro e dunque si piazza a centrocampo. Attacco con Cericola e Petrella, recuperato sugli esterni di mezzo Marco Sansomiri. Arbitro dell'incontro il signor Giovanni Rodi di Molfetta, ma siamo in debito della panchina del Teramo con Calore, Capitano, Federman, Cantopelli, Croce, Manganelli, Orlando, Carcali, Fratangelo, Mantini, Cesarini e Pepe. Come detto non c'è Federico Nopri che è squalificato, in panchina va Roberto Stefanelli, gli abbiamo detto l'arbitro, Airoldi di Molfetta, assistenti Lillo di Brindisi e Bruni, ma sempre nella della sezione di Brindisi. Il Teramo che deve rinunciare, come detto, a Jefferson, Forte e Scipioni, ma anche a Dilari, che è stato affidato per un turno dal giudice sportivo, squalificato, dunque non sarà della partita. Le squadre sono sul terreno di gioco per i saluti tra i due capitani, tra poco l'avvio di questo turno infrasettimanale di Lega Pro con il Teramo che vuole centrare il secondo successo consecutivo, e quest'anno di fatto non gli è mai riuscito. Il gioco sta per iniziare dunque con Teramo Maceratese. Per il momento dallo stadio Bonolis è davvero tutto, io vi restituisco la linea. Bene, grazie Jacopo, buon lavoro, ed è tutto per questa prima edizione del TG6, l'appuntamento con l'informazione torna puntuale alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.